Liliana Resinovic potrebbe essere morta il giorno stesso della sua scomparsa, avvenuta il 14 dicembre 2021 e non, come indicato dalla prima autopsia, 48-60 ore prima del ritrovamento del suo cadavere, scoperto il 5 gennaio 2022. Questo è l'incredibile colpo di scena nel caso di Liliana Resinovic, la pensionata scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita in un boschetto il successivo 5 gennaio. Secondo alcune indiscrezioni, una nuova relazione medico-legale potrebbe aver stabilito che la donna è deceduta lo stesso giorno della scomparsa, cambiando radicalmente la narrazione di questa vicenda. Questa nuova ricostruzione è stata possibile grazie allo studio della temperatura e del microclima del boschetto, situato vicino all'ex ospedale psichiatrico dove fu trovata Liliana. Confrontando i dati di temperatura con quelli di altre aree di Trieste, si è osservato che nel boschetto si registrarono 4-5 gradi in meno rispetto ad altre zone della città. Questo abbassamento della temperatura avrebbe in qualche modo rallentato la decomposizione del cadavere, favorendo un buono stato di conservazione. Al contrario, il primo medico legale incaricato dalla Procura di Trieste sosteneva che Liliana fosse morta per asfissia 48-60 ore prima del ritrovamento. Questa conclusione aveva sollevato molti interrogativi. Cosa aveva fatto Liliana nei giorni della sua scomparsa? Dove si trovava senza soldi, senza cibo e senza cellulare? Nessuno l'aveva vista? Come era stato possibile? Il primo esame medico-legale aveva inoltre indebolito la tesi della procura, che aveva chiesto l'archiviazione del caso come suicidio. Gli inquirenti, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza, avevano concluso che Liliana era presumibilmente deceduta il giorno stesso della scomparsa, ma l'autopsia escludeva questa possibilità. Pertanto, è opportuno ricostruire gli eventi che hanno portato alla scomparsa di Liliana. Alle 8:22 Liliana contattò il suo amante, Claudio Sterpin, per informarlo che avrebbe fatto ritardo al loro consueto incontro. Secondo la prima versione degli inquirenti, l'intento della chiamata era di tranquillizzarlo. Successivamente uscì di casa e alle 8:46 venne ripresa dalle telecamere della scuola di polizia di via Damiano Chiesa, situata nelle vicinanze. Alle 8:48 Liliana gettò la spazzatura nei cassonetti della raccolta differenziata e continuò il suo viaggio verso Piazzale Gioberti. Alle 8:50 le telecamere di un autobus la ripresero mentre si avvicinava alla chiesa di Piazzale Gioberti 7. Poco dopo fu inquadrata per l'ultima volta, mentre scompariva dalla visuale dell'autobus in direzione di San Cilino. Secondo le annotazioni della procura, era ormai a circa 500 metri da uno degli ingressi dell'ex ospedale psichiatrico, dove 23 giorni dopo, il 5 gennaio 2022, sarebbe stata trovata morta. Liliana era uscita con l'intenzione di suicidarsi. Questa ricostruzione è sempre stata contestata dai familiari, che hanno chiesto di esaminare vari elementi rimasti inesplorati. Sergio Resinovic, il fratello di Liliana, ha osservato che sul viso della donna c'erano ferite compatibili con un'aggressione. Inoltre, secondo lui, Liliana era felice e stava per intraprendere una nuova vita con il suo amante, senza alcuna intenzione di togliersi la vita. Per comprendere meglio quanto accaduto, l'avvocato Nicodemo Gentile, che assiste Sergio, ritiene sia necessario indagare sulle relazioni di Liliana, analizzare i dati dei suoi cellulari e riesaminare le ferite sul suo volto. È fondamentale anche capire perché le formiche non abbiano mangiato il cadavere di Liliana nel boschetto. Inoltre, rimane il mistero della sua morte. Fu trovata avvolta in due sacchi neri, con una busta di plastica sulla testa. È davvero plausibile che abbia atteso di morire in quel modo, asfissiata e senza tentare di muoversi?